Adesso la nostra pagina legata ai social, parliamo di cultura perché anche i social sono stati attraversati dalla polemica dello scorso fine settimana che ha riguardato i resti di Ennio Flaiano, la sua sepoltura. Nemmeno farlo apposta, un tema che è evocato dagli amministratori comunali di Pescara nella polemica con l'associazione Flaiano, era stato ripreso proprio la scorsa settimana da Luca Pompei nel corso della trasmissione in cronaca. Allora abbiamo in collegamento Luca che ci racconta un po' cosa è accaduto rapidamente in questi ultimi giorni e poi ci introduce una parte del contributo che abbiamo già visto nella tua trasmissione. Buon pomeriggio. Un pomeriggio a te, Carmine. Beh, è stata rispolverata una polemica tra Carla Tiboni, presidente dell'Associazione Premi Flaiano, e il neo assessore alla cultura Carota, rispetto intanto alle scarse iniziative in ricordo di Flaiano, tra le iniziative legate alla decima tappa del Giro d'Italia, ma da qui l'assessore Carota aveva rilanciato l'ipotesi di traslare dal cimitero di Maccarese le spoglie di Ennio Flaiano e portarle a Pescara, un vecchio tema, pensa Carmine, già introdotto dall'allora compianto sindaco di Pescara Carlo Pace nel 2003. Ebbene, a Carlo Pace rispose la moglie di Ennio Flaiano, Rosetta, che definì questa ipotesi un'ipotesi crudele. Noi siamo voluti andare un po' più a fondo e cercare di capire perché questo strettissimo legame tra Ennio Flaiano e Fregene, dove è il cimitero di Maccarese, dove Flaiano riposa insieme alla moglie Rosetta e alla figlia Lelè. E abbiamo scoperto una realtà che ci ha particolarmente colpito, perché abbiamo intravisto un forte attaccamento alla figura di Flaiano e alla sua famiglia e alle persone che si prendono qu quasi quotidianamente cura della tomba di Flaiano nel cimitero di Maccarese. Tant'è che abbiamo intitolato quel reportage Flaiano nella pace di Maccarese, come a lasciare intendere, lasciamo che Ennio Flaiano riposi in pace nella sua Maccarese. E allora abbiamo preparato da quel reportage che è andato in onda, curato in post-produzione splendidamente dal nostro Antonio D'Ottavio, e che ha avuto tra l'altro tantissimi riscontri anche prestigiosi, devo dire, Carmine. Abbiamo così preso uno stralcio che ci inquadra bene quella che è la situazione, e poi la linea può tornare allo studio. Abbiamo sempre avuto una sorta di grande riconoscenza nei suoi confronti e quindi la tomba di Maccarese per noi rappresentava e rappresenta ancora un grande onore. Devo dire che poi è nata tutta una serie di contribuzioni in relazione a questo evento, ma anche la tomba a Maccarese, a Fregene, perché poi quello è il cimitero locale, quindi è una chiave di lettura un po' di quella che era la personalità del personaggio, che aveva una doppia valenza. Da un lato era, diciamo, la parte quella pubblica, quindi necessariamente legata al mondo della cinematografia. Ma l'altra era quella privata, cioè per lui la casetta di Fregene era anche un rifugio della sua famiglia, perché lì c'era la figlia e quindi con i problemi che tutti conoscono. E aveva trovato qui, chi ha questo tipo di problema sa quanto è importante avere intorno una sorta di rete di protezione, quindi affidarsi a delle persone che non ti mettono in imbarazzo nei confronti della diversità, chiamiamola così. E lui qui l'aveva trovata, perché questa era una sua dimensione ideale, la casina che c'aveva al villaggio dei pescatori, il rapporto con i Mastino, che vedevano la figlia come una loro sorella e quindi la trattavano da pari, non c'era nessun problema. Quindi lo stesso mondo privato di Flaiano si trasferisce in qualche modo nella dimensione cimitero di Maccarese. Lui voleva stare qua, perché altrimenti non ci sarebbero stati altri motivi. Fregene, la sua Fregene, e Rosetta, sua moglie adorata, morta all'età di 92 anni nel 2003, non prima di aver ammonito nel 2001 l'allora sindaco di Pescara, il compianto Carlo Pace, che reclamava le spoglie del maestro. Una richiesta di traslazione da Maccarese al cimitero di San Silvestro, definita da Rosetta molto seria e crudele.
la stessa Rosetta che ora riposa accanto al suo Ennio e alla loro amatissima Luisa Lelè. Io non so se si può parlare di crudeltà, ma sicuramente di forzatura, perché questo è innegabile. Nel momento in cui Flaiano decide di rimanere a Fregene, lo fa consapevole di una scelta mirata, e quando la moglie lo asseconda, io credo che questo sancisca definitivamente il fatto che lui voleva rimanere qua, in questi luoghi.